Ciao, oggi diamo qualche consiglio ai ragazzi che vogliono entrare in una palestra di pugilato per la prima volta. Passo dopo passo, round dopo round, la guardia sempre in alto e se questo non ti basta, sai cosa fai? Se... Anzitutto scegliete una palestra di pugilato che sia affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana. Basta andare sul sito della federazione e cercare lì. Insomma, c'è tutta la lista delle palestre affiliate e questo è il primo consiglio che vi do in assoluto, perché ci sono anche purtroppo palestre che magari fanno tante discipline tutte mischiate e poi ci buttano dentro anche il pugilato quando in realtà non l'hanno mai studiato, non l'hanno mai praticato, insomma andate lì e perdete tempo, soldi e probabilmente anche vi fate male. Quindi il primo fatto è questo. Il secondo punto a volte va di pari passo con il primo, a volte no. Fate caso anche a questo fatto. Se girano il piede davanti quando portano il jab o portano il gancio con il braccio davanti, state attenti, probabilmente l'insegnante non è un insegnante buono. Quindi state anche attenti a questo secondo punto, ma non per importanza, perché potrebbe benissimo essere messo al primo posto anche questo. Terzo punto, se tu vuoi combattere, allora scegli una palestra che abbia già dei pugili agonisti, perché una palestra con pugili agonisti ti consentirà di crescere in una maniera più controllata, perché tu potrai anche fare sparring, potrai fare figure, potrai avvalerti di un coach che ha già un po' di esperienza all'angolo, quindi ecco, sarai sicuramente un pochino più tutelato. Quarto punto, se hai scelto una palestra con tanti pugili, stai attento a quelli che pesano come te, perché sono proprio loro quelli che vorranno in qualche modo imporsi. Ovviamente si imporranno sul ring, quindi nella seduta di sparring. Allora, quando tu farai lo sparring, ecco, stai attento a quelli del tuo peso, perché dovranno in qualche modo imporsi, dovrà scattare quella scintilla per stabilire la dominanza sul peso nella palestra. Quindi occhio a quelli del tuo peso. E qui andiamo al quinto consiglio. Devi subito dire al coach se tu vuoi fare sparring o se non vuoi fare sparring. Nelle giornate di sparring non siamo obbligati a farlo, dobbiamo in qualche modo anche essere bravi a comunicare le nostre intenzioni. Certo, se stiamo lì, non comunichiamo, facciamo tutto quello che ci viene detto, magari ci ritroviamo sul ring contro voglia, prendiamo 2-3 colpi fatti bene e in palestra non ci andiamo più. Lo sparring è una cosa che uno può scegliere di fare o di non fare. Ovviamente se vuoi fare un percorso di pugilato che ti porta poi ad essere agonista, il momento dello sparring è un momento fondamentale, non può mancare. Però se ancora sei indeciso, perché devi capire se vuoi fare questo sport a livello agonistico, allora prenditi tutto il tempo necessario. Poi però una volta che hai deciso, insomma, sali sul ring convinto, fai lo sparring al 100% delle tue possibilità. Sesto consiglio. Prenditi le cose tue personali, non prendere le cose che stanno in palestra. Quindi comprati il caschetto, comprati un buon paradenti, comprati dei buoni guanti e dei buoni bendaggi di almeno 4 metri, anzi anche 3 metri e mezzo vanno bene, ma 4 metri vanno ancora meglio. Non esiste che vai lì in palestra sguarnito di queste cose, devi farti le tue cose, devi comprarti i tuoi attrezzi personali, perché anzitutto è più igienico e poi sono cose che tu nel tempo vedrai diventano anche più comode, perché se tu prendi una cosa che hanno usato 100 persone, che sia un caschetto che magari è sudato o i guanti, oltre a essere sudati quindi anche poco igienici, potrebbero essere ormai consumati, potresti farti male alle nocche, insomma i guanti, il caschetto, il paradenti e i bendaggi sono fondamentali. Un consiglio nel consiglio è quello di avvalerti magari di uno store fornitissimo che ti consente di trovare tutto con pochi click. Ormai andare in negozio, sì, è una cosa che si può fare, è una cosa un po' per nostalgici, non dico per pugili, perché anche i pugili vanno in negozio se proprio gli capita che ce l'hanno lì. Però i veri pugili, ragazzi, ormai vanno su Combat Arena. Su Combat Arena
lo store per veri pugili, trovi tutto. E poi ricordati che per fare il pugile devi essere disposto a sacrificarti, devi essere disposto a faticare, ad essere puntuale, ad essere ligio al tuo dovere da atleta. Quindi se hai delle cattive abitudini, ecco, cerca prima possibile di abbandonarle. Ci vediamo al prossimo video!